Una gara esaltante, emozionante, come sempre una giornata di vera lotta. Il sudafricano Wade Young vince l'Hell's Gate 2016, la gara di enduro estremo del Ciocco, precedendo Graham Jarvis e lo spagnolo Mario Roman, al quarto posto l'italiano Diego Nicoletti. 21 anni, sudafricano, alla seconda competizione con la nuova Sherco 300 due tempi, Young stupisce tutti, forse anche se stesso. È veloce sin dai primi chilometri del mattino, avvantaggiato anche, ma non solamente, dal fatto di partire con il pettorale numero 4. Jarvis ce la mette tutta per non sfigurare davanti al pubblico del Ciocco, letteralmente invisibilio per lui. Per l'edizione 2016 Fabio Fasola aggiunge un percorso di enduro cross. Allo scadere della prima ora, gli ultimi 10 piloti sono eliminati dei 30 partenti per la finale. Questa è la nuova regola introdotta nel 2016. E allo scadere della seconda ora altri 10 sono out. Alle 18.30, dopo due ore e mezzo di gara, 4 piloti sono pronti per affrontare la parte conclusiva della corsa, il massacrante Hell's Peak. Tutto però rimane com'è, con Young saldamente al comando, Jarvis che arriva al traguardo stremato e Roman in terza posizione. Ma i 10.000 spettatori dell'Hell's Gate tifano tutti per Diego Nicoletti, unico pilota italiano a terminare la gara. L'ultimo nostro connazionale a vedere la cima dell'Hell's Peak era stato Alessandro Botturi nel lontano 2009.